Buonasera a tutti, questa sera Genova allo Specchio credo che vi faccia un regalo perché vi presentiamo il collegio dei direttori dell'azienda ospedaliera e l'università di San Martino, l'ospedale di Genova, l'ospedale grande di Genova. Ecco, vicino a me intanto presento i miei ospiti. Io ringrazio il professor Bacicalupo, Andrea Bacicalupo, che ha accettato di fare questa presentazione perché ci pare giusto che anche chi non sta bene, chi è malato, sappia poi coloro che hanno in mano la salute. Vero, professore? Allora, presentiamo. Alla mia destra, non conosce nessuno però, è Gianni Testino. Qui nella veste di sempre gastroenterologo a San Martino, ma questa volta è anche segretario del Collegio dei Direttori. Ciao, vero? Grazie Frank. Prego. Accanto il professor Andrea Bacicalupo, direttore di ematologia di San Martino e presidente del collegio dei direttori dell'ospedale San Martino. Grazie. Buonasera. Buonasera. Accanto a me, dovrei togliere i titoli perché dicono che in televisione non sta bene. È vero. Franco Minuto, direttore di endocrinologia, Università di Genova e vicepresidente del collegio dei direttori di San Martino. Buonasera. Buonasera. Accanto Gian Maria Sambuceti, direttore medicina nucleare di San Martino, grazie. Buonasera, e ci doveva essere anche Carlo Ferro, direttore radiologia interventistica di San Martino, ma probabilmente o il traffico o un disguido, se arriva noi saremo contenti di ospitarlo. Professor Bacicalupo, perché c'è il collegio dei direttori? Il collegio dei direttori nasce con lo scopo di avere un tavolo di confronto fra la componente ospedaliera e la componente universitaria che rappresentano tutto l'ospedale. Quindi sapete appunto che c'è un'azienda mista, è composta da queste due componenti diverse che hanno anche un'afferenza diversa. La componente universitaria ha degli impegni, per esempio quelli formativi, che sono certamente diversi da quelli ospedalieri. La componente ospedaliera forse ha più un atteggiamento assistenziale, però l'idea nuova, se vogliamo quella che è stata anche sperimentata con successo in Francia, è quella degli ospedali universitari, cioè quella dell'ospedale dove la formazione si fa nel corso di laurea, ma anche utilizzando tutte le risorse tecnologiche che vengono offerte dalla componente ospedaliero assistenziale. E quindi il Collegio dei Direttori nasce perché vogliamo lavorare insieme, pensiamo che lavorare insieme sia un vantaggio per il servizio che diamo e sia soprattutto un vantaggio per gli studenti che arrivano e per i nostri pazienti. Professor Bacicalupo, i professori universitari insegnano anche, no? È così? Certo. Infatti una parte del loro tempo è dedicata in maniera specifica all'insegnamento. Questo non è per la componente ospedaliera, per esempio. Ecco, e non c'è un pochino di maretta tra le due componenti? O c'è stata? Sì, un pochino sì. Ma diciamo che c'è stata, adesso poi il professor Minuto potrà dire, Sambuceti, ma vogliamo dire dualismo, vogliamo dire che una componente dice ma io faccio formazione, l'altra componente dice io faccio più assistenza. Alla fine quello che importa è la qualità del servizio che diamo e io sono fermamente convinto che insieme lo facciamo meglio. Lo dico adesso, non so se lo dirò dopo, io sono convinto che se sostituiamo alla parola mio, tuo, la parola nostro, facciamo un bel salto in avanti, cioè il servizio, le risorse che ha l'università presso la medicina nucleare del professor Sambuceti, potrei considerarle sue, ma in realtà se le considero invece anche mie, penso di poter utilizzarle con scopi conoscitivi, con scopi assistenziali, penso di poterle sfruttare molto meglio, penso che per il paziente anche sia meglio. Ah, certo. Quindi un senso di appartenenza, certo. Tutti insieme, certo. Al di là delle divergenze. Poi io posso anche avere opinioni diverse dal professor Minuto, Sambuceti. Benissimo, ci sediamo al tavolo e le confrontiamo. È chiaro, grazie. Professor Sambuceti, che cos'è la medicina nucleare?
È una serie di tecniche che si occupano di utilizzare materiale radioattivo per fare diagnosi di malattia, cioè per capire che malattia ha una persona e o per verificarne l'estensione e la gravità da una parte e dall'altra, un po' più limitata ma comunque importante, per fare terapie di malattie particolari che possono essere trattate molto efficacemente peraltro con materiale radioattivo che localizza il danno nelle lesioni che devono essere danneggiate. Ecco, professore, anche in oncologia? E guardi, ormai il 96-97% dell'attività più importante che facciamo in diagnosi, che è la PET, è oncologia. È oncologia. Nella medicina nucleare tradizionale questa è intorno al 50-60%, perché c'è una importante parte di cardiologia che continua ad essere eseguita e che anzi è sempre più importante, però se fa un po' la media vede che la maggior parte del nostro impegno è sicuramente nel paziente oncologico. Grazie professore. Professor Minuto, l'endocrinologia è una... No, è molto importante perché dipende da questo un sacco di cose, dipende anche l'obesità, sbaglio? Sì, in parte, alcune delle obesità sono dovute a malattie endocrine, ma la maggior parte delle obesità sono situazioni ambientali. Diciamo che comunque l'endocrinologia è una disciplina molto, molto vasta perché coinvolge tutta una serie di organi, di apparati, di sistemi che è quasi tutta la medicina interna. Noi siamo molto endocrinocentrici e diciamo quello, però coinvolge sia l'apparato cardiovascolare, sia il metabolismo, e ci avvaliamo anche molto della medicina nucleare per quella che è stata la nostra indagine preferita negli anni e negli anni passati, ora invece è molto più evoluta in questo senso. Comunque l'endocrinologia è sicuramente per me la più importante, poi ovviamente per Andrea Bacigalupo è l'ematologia, l'alcol, per Gianni Testino, il fegato e quant'altro, è vero Gianni? Sì, sì. Poi arrivo a te. Professore, ecco, e anche perché erroneamente si dice, ma guarda come stai ingrassando, avrai un disturbo, qualche ghiandola che non funziona, si dice? È l'alibi. Eh sì, perché la stragrande parte dei sovrappesi, tenga presente che già da statistiche di 10 anni fa negli Stati Uniti il sovrappeso, cioè la persona che è più del peso normale, non l'obeso, cioè il gruppo più rappresentato, prende oltre il 50% della popolazione, questo 10 anni fa e ora ancora di più. E in orbo peso sono la minoranza, ma questo è dovuto al fatto che viviamo nella civiltà di McDonald's, certo. Che abbiamo il cibo 3 volte al giorno, certo. Mentre deriviamo da un genotipo, così da un sistema molto carente di alimenti nei secoli scorsi. Quindi noi siamo sopravvissuti grazie a questa facilità ad assimilare il cibo. Ora che cibo ce n'è? Certo. Ma non è una malattia endocrina, no, è una malattia del benessere. Lo stile di vita. Non ci... Quando c'era solo la manna non succedeva niente. No, perché adesso siamo sedentari, questo volevo dire. Cioè, siamo sedentari nel senso che... Non hai più scuse. Io? Ma guarda che cattivo. Non hai più scuse. Questo lo possiamo anche dire pubblicamente, al di là della privacy. Ma io non mangio tanto, Gianni. No, ti alzi di notte a mangiare i cioccolatini, non fai un metro. Questa è la causa semplice del tuo... Noi non lo vediamo ovviamente, ma del tuo riferito sovrappeso. Riferito, riferito, quindi noi non ce ne abbiamo. Se ci fosse qui un neurologo ti direbbe è mancanza di affetto, non me ne dai più adesso. Io sono franco, ormai sono stressato dalle vicende ospedaliere. Professor Bacigalupo, invece è importantissima la sua, perché è il sangue, no? Noi facciamo sangue, no?
A San Martino non sono l'unico che fa sangue. Abbiamo... Ci sono ben tre divisioni ematologie, sì. Che è una ipertrofia, se vuole, nel senso che in realtà, non so se lei confronta l'ematologia con la cardiologia è molto più importante perché ha un numero di pazienti probabilmente un logaritmo più grande di quelli ematologici. Però c'è stata una buona scuola a Genova, diciamo quello, quindi noi siamo figli dell'ematologia che c'è stata per 50 anni e quindi è per questo che abbiamo molta attrazione da fuori regione e quindi abbiamo tre divisioni di ematologia in ospedale. Ecco, quando di cui il professor Gobbi e il professor Carella fanno prevalentemente le diagnosi iniziali e quindi e la terapia dei linfomi, delle leucemie, e noi facciamo i trapianti, diciamo che siamo integrati. Ecco, dicevo che è molto importante perché anche io rappresento la gente e si parla. Quando si parla adesso, per esempio, nella mente comune è arrivato che la leucemia è un po' meno pericolosa. No, da cosa è nato questo? Non si sa, forse un volersi convincere. No, è nato vero. Dal fatto che... Non è tanto vero. Come? È verissimo. 50 anni fa morivano purtroppo, diciamo, il 98%, quindi era una malattia letale. Oggigiorno alcune forme di leucemia acuta senza trapianto guariscono al 90%, che è un dato straordinario, e quelle che non guariscono con la chemioterapia guariscono al 40, al 30, al 40, al 50% con un trapianto. Quindi, insomma, un passo in avanti molto importante, che ha consentito tutta una serie di indagini sul midollo osseo, quindi sull'organo che produce il sangue. Ecco. Non so se avete seguito, ma due mesi fa, quel caso di quella sorella che non voleva dare il midollo alla sorella per salvargli la vita. Le televisioni poi, quando c'è da dire tutte queste notizie, si buttano a pesce perché aveva paura. Ora non è così terribile, così invasivo. La donazione? Sì. No, la donazione, se la proponiamo ai donatori non consanguinei, a Genova abbiamo il registro nazionale al Galliera, che raggruppa più di 250.000 donatori in Italia volontari, vuol dire che la donazione è una proposta che si può fare. Naturalmente il donatore deve essere idoneo, quindi bisogna verificare che sia fisicamente in grado di donare cellule staminali o poietiche. Che poi nella famiglia ci possano essere dei rancori e questo è anche possibile, quindi c'è un lato umano, un lato, come posso dire, di vita della famiglia nella quale è molto difficile entrare. Abbiamo anche noi avuto dei pazienti, io mi ricordo un donatore che una volta, rispetto alla sorella, mi ha detto: se le è venuta la leucemia, una ragione ci sarà pure, per dirle quanto può arrivare il rancore appunto in una famiglia. Sì, è vero. Ho capito, però tu devi vivere con questa situazione. Ecco, professore, non vi spaventate, non è che gli ha preso una crisi epilettica. Lui fa così per dire che doveva andare in pubblicità. Ho capito. Pubblicità. Siamo tornati in onda, abbiamo con noi questa sera tantissimi professori, perché c'è il presidente del Collegio dei Primari dell'Ospedale San Martino. Dei direttori. Era il collegio dei primari. Ah, dei direttori. Ma noi abbiamo voluto allargare, vogliamo che il collegio dei primari in realtà sia un collegio dei direttori, cioè comprenda tutti i direttori. Sono tutti, secondo me, devono lavorare tutti insieme i direttori di San Martino. Certo. Non è giusto dire universitario ospedaliero. Il paziente vuole essere curato. A lui non importa che il professor Minuto sia, importa che gli dia la cura giusta. Eh sì, è vero, esatto. È vero. Gianni, tu sei il segretario. Sì, sono segretario. E in che cosa consiste il tuo... Ma innanzitutto, come diceva giustamente il professor dottor Bacigalupo, ordine di scuderia, noi ospedalieri dobbiamo essere chiamati dottori. Non è così. Però devo non dire... Non è così, dicevo. No, volevo fare una precisazione. Per merito della benevolenza dei direttori delle scuole di specializzazione universitari, vengono assegnati agli ospedalieri degli incarichi di insegnamento e allora c'è questo titolo di professore a contratto. Non è così? Non è vero
neanche questo. Non è la benevolenza. Credo che sia benevolenza, credo che sia necessità e rispetto del fatto che si lavora insieme, quindi è inevitabile. Non piove dall'alto. No. Allora come ti devo chiamare? Scusa? No, dottore, rigorosamente dottore. Gianni. Comunque ringrazio il professor Bacigalupo perché appunto un tempo esisteva il collegio dei primari, adesso il collegio dei direttori, perché sono stati inseriti, è stato inserito all'interno di questo collegio, sono stati inseriti tutti quei responsabili di strutture più piccole, dipartimentali, non complesse, per cui in questo modo si riesce a dar voce anche alle strutture più piccole che comunque possono avere la loro importanza e forse anche ai più giovani c'è anche bisogno di dar voce alle forze più... Scusami, mi spiegare cos'è quella complessa? Devi spiegare perché primari e perché direttori, la gente se no non capisce. Un tempo, gli apicali ospedalieri venivano definiti primari e gli apicali universitari... Baroni venivano definiti. Vabbè, ma i baroni anche gli ospedalieri. Gli universitari erano direttori. Vero, però? Negli anni 70-80, perché prima si chiamavano solo direttori. Successivamente, invece, con la legge Bindi, credo, è stato inserito il concetto che anche gli apicali ospedalieri vengano identificati sotto la formula di direttori. Poi sono state create, al di là delle strutture complesse che corrispondevano ai vecchi primariati, delle strutture più piccole che si chiamano semplici e poi sono state create delle strutture semplici dipartimentali dove il responsabile è del tutto autonomo, esattamente come un direttore di struttura complessa, quindi con tutto il corteo di responsabilità che ovviamente gravano su una persona quando deve dirigere un reparto, perché c'è il personale, un budget, un progetto da perseguire. Quello è stato inserito all'interno del collegio dei direttori. Io sono diventato segretario e quindi ringrazio. C'è stata una votazione democratica. Assolutamente. Sì, c'è stata una votazione democratica. Non si è astenuto nessuno? Ci sono stati degli astenuti. E no, è molto importante stasera dire che esiste questo collegio dei direttori perché ha diverse funzioni. Intanto non è un organo istituzionale, quindi come posso dire è anche abbastanza libero nell'esprimere alcune opinioni e innanzitutto è utile perché potrà riuscire ad aggregare tutte quelle eccellenze che nel nostro ospedale ci sono, ma senza un tessuto connettivo che possa in qualche modo riunirle per portare avanti dei progetti che serviranno sicuramente per migliorare l'assistenza del nostro ospedale, ma potrà essere anche un organismo di critica nei confronti dell'amministrazione, una critica che però deve essere una critica costruttiva, cioè fare delle proposte che in qualche modo possano portare ad un miglioramento, quindi delle proposte fondate sulle conoscenze di quello che accade nell'ospedale, perché molto spesso sia la classe politica che deve decidere, deve dare delle indicazioni, ma anche gli amministratori non sempre, perché sai l'ospedale come San Martino ha 4.000 dipendenti, quindi non sempre possono conoscere tutto giustamente, quindi è giusto che ci sia una voce che conosce profondamente le varie criticità dell'ospedale e che possa in qualche modo metterle in evidenza. E poi anche proposte su qualcosa che non esiste, perché può succedere che in un grande ospedale come San Martino ci siano ancora dei settori che in qualche modo devono essere sviluppati o devono essere promossi. Quindi una bellissima iniziativa, ma va vista in modo costruttivo, non nel solito modo dove le persone, piuttosto che migliorare se stesse, cercano di bloccare gli altri. Noi dobbiamo cercare di stimolare le varie professionalità a dare il meglio e nell'ambito di questo concetto sarebbe bene riperticare quel concetto che ci laviamo tutti la bocca di meritocrazia, se ne parla troppo spesso, ma troppo spesso non viene applicata. Questo è un altro dei compiti che per conto mio dovrà avere il Collegio dei Direttori. Ecco, il Collegio dei Direttori ce l'ha sicuramente, non ce l'hanno le istituzioni, di capire che cos'è la meritocrazia. Scusate, ma noi non vogliamo sostituirci, ha detto molto bene Testino, non vogliamo sostituirci agli organi che sono formalmente deputati a governare l'ospedale. Avremmo l'ambizione di fare un collegio dei professionisti, questo siamo, che può intanto discutere le problematiche, questo è già un passo in avanti. Se noi creiamo un'atmosfera positiva, anche le decisioni organizzative che vengono proposte avranno maggiore probabilità di successo. Se io mi vedo con i colleghi universitari più spesso,
non può che derivare un'atmosfera migliore di collaborazione, certo, per tutti. Certo. Quindi ha detto molto bene, non impedire a un altro di lavorare, crescere possibilmente tutti insieme. E quanti sono? Quanti siete? Allora, 110 sono gli aventi diritto, quindi sono 110 direttori di unità a San Martino. Tanti. E abbiamo già quasi l'80% degli iscritti, quindi siamo molto bene come adesione, percentuale di adesione. Tanti però, Dobbiamo convincere ancora alcuni universitari forse un poco più scettici, non so, Franco si spenderà in questo senso. Cercheremo di convincerle con i nostri comportamenti. Esattamente, è giusto anche che ci siano. Sì, certo, sì. Sì, assolutamente. Se fossero tutti d'accordo non sarebbe neanche giusto. Il nostro obiettivo è l'obiettivo del nostro rettore, se permettete, di fare l'ospedale di insegnamento. Ci vorranno forse due generazioni per farlo, ma noi abbiamo cominciato e l'obiettivo è questo. Ma riguardo al titolo di professore, dottore, eccetera, io avrei qualcosa da dire. Perché noi abbiamo concezione che il dottore è meno del professore. In realtà, in altri paesi, il dottore connota la professione del medico, certo, il professore connota la professione dell'insegnante. Certo. E queste sono le due cose. Negli Stati Uniti sono tutti doctor. Non c'è professor. In Francia quando diventi direttore diventi monsieur. Monsieur, in inglese sir, è tutto così. Noi abbiamo questo vissuto nelle generazioni precedenti in cui uno si laureava in medicina, poi faceva la docenza e dopo X anni dalla laurea faceva la docenza, quindi aumentava di grado. Quindi il titolo di professore era un titolo carrieristico. Oggi no, oggi è completamente diversa. Il dottor Testino, che insegna in diversi insegnamenti nei corsi di laurea di medicina, è un professore quando insegna, è un dottore quando esercita. Io sono un dottore quando faccio l'endocrinologo e sono un professore quando insegno endocrinologia alle lezioni. Però per onestà bisogna anche dire che ci sono i professori di prima fascia come siete voi, cioè che hanno una struttura complessa, un insegnamento e quindi una cattedra, e poi ci sono delle figure di insegnamento diverse. Anche questa è una derivazione della vecchia medicina, della vecchia università nella facoltà di medicina, perché per legge il professore ordinario e il professore associato hanno la stessa dignità e hanno la stessa indipendenza didattica. Quindi hanno infatti loro io sono di laurea, associato. Lui è professore associato, ma con la sua indipendenza poi ha anche un altro titolo. E quindi questo non è. Nella medicina purtroppo ci sono i dottori professori che insegnano e quindi hanno un'attività didattica reale, e i professori che non insegnano solo perché sono diventati professori associati, poi se ne sono andati in un ospedale o addirittura si chiamano professori. In realtà il titolo è giusto dal punto di vista del titolo raggiunto, ma non della attuale situazione. Certo. Infatti io credo che per legge, nell'ambito della riforma che era stata fatta nell'82, i professori erano fin tanto che mantenevano la loro posizione di insegnamento. Grazie. Professore, la PET è l'ultimo ritrovato della perfezione per fare tutte le analisi? La perfezione è un'altra cosa, però la PET no, non è l'ultimo ritrovato in termini assoluti. Sa, è nata nel 1958 e quindi ha una lunga storia. In realtà è letteralmente esploso il suo utilizzo quando è stata messa insieme alla TAC, cioè le macchine di adesso sono macchine che fanno contemporaneamente sostanzialmente sia la TAC sia la PET, e questo amplifica tantissimo la capacità di capire che malattia ha una persona. Ora sta uscendo, verrà presentato la settimana prossima a Chicago, il primo prototipo che sarà commercializzato dal 2011 di PET risonanza. Sì, che pone, diciamo così, pone degli enormi vantaggi, perché la parte più importante di radiazioni che viene data, quindi la parte dannosa, è legata in realtà all'attack, perché le radiazioni che dà il materiale radioattivo che usiamo sono relativamente modeste.
pone enormi problemi tecnici, proprio di calcolo, l'uso della risonanza invece, invece dei raggi X, ma consente, e questo è il grande vantaggio, e questa è una delle ragioni per cui potrebbe diventare la cosa del futuro, il fatto che la duttilità della risonanza è molto maggiore rispetto a quella dell'attack. La risonanza vede, l'attack vede sostanzialmente come è fatto un corpo, poi può vedere come si riempiono i vasi, come ci arriva il sangue, ogni tanto mezzo di contrasto, ma poco di più. In risonanza invece si possono vedere numerosissime cose che sono relative alla struttura, come è fatto un organo, ma anche relative al come funziona, per esempio quanto grasso c'è dentro le cellule, quanto non ce n'è, quanto sangue ci arriva, come si muove nel caso del cuore, in che modo si muove, quanto tessuto vivo c'è e così via. Come è ossigenato il cervello e così via, sono molte le cose. Mediare queste informazioni con quelle offerte dalla PET sicuramente amplificherà ulteriormente la nostra capacità diagnostica e questo all'inizio complicherà la vita perché avremo davanti dei quadri da interpretare, una descrizione della malattia che sarà diversa da come l'abbiamo imparata e quindi bisognerà capire meglio come usare quelle informazioni. Grazie professore. Pubblicità? Torniamo subito. Noi siamo tornati in onda, stiamo trasmettendo per voi, proprio per voi, ringrazio i professori che sono qui con noi questa sera, una trasmissione molto importante dalla quale trarrete conclusioni che vi interessano molto. Intanto volevo dire al professor Sambucci che fino a pochissimo tempo fa si credeva che la PET ce l'avesse solo l'ospedale Galliera, perché lui c'ha anche il cardinale, che c'ha qualche duno in più ce l'ha, diciamocela prof. Non lo so, perché arrivo da un'altra città e quindi... Non da dove? So. Io sono chiavarese, ma ho la mia vita professionale prima di Genova è stata pisana, quindi... Ah. Galliera ha avuto la PET un anno e mezzo prima di San Martino, però San Martino ce l'ha dal 2007, in particolare il primo paziente è stato fatto il 8 settembre del 2007. La differenza tra noi e Galliera è duplice. Noi abbiamo anche una funzione che è quella che costruisce il tracciante da iniettare alle persone. Si tratta di produrre sostanzialmente antimateria e creare il tracciante radioattivo. Noi questo facciamo con una macchina che si chiama ciclotrone, poi un modulo di radiofarmacia, lo facciamo noi per il Galliera anche, e questo consente un risparmio alla regione, al sistema, decisamente significativo. Il costo della molecola è ridotto al 30% di quello che veniva pagato prima. Cioè non è che paghi, rispetto a 100 che pagavano prima, oggi pagano 30. E in più, essendo un ospedale grande, con una richiesta molto grande, abbiamo dei numeri altissimi, noi facciamo intorno ai 3.500 esami l'anno. Ecco, questo mi fa piacere davvero, dirlo. È la cosa di cui siamo più fieri tutti, perché certo. È un sistema che, in cui tutti lavoriamo, è il fatto che riusciamo a tenere una lista d'attesa entro limiti ragionevoli, cioè adesso intorno tra i 19 e i 21 giorni solari, quindi cioè vuol dire... Se chiedo un appuntamento il 2 di dicembre, mi danno l'appuntamento più o meno dal 23 al 24 di dicembre, che è più o meno il massimo che riusciamo a fare. Questo non è sempre fattibile per via di questi numeri così elevati, ma siamo anche consapevoli che da qui a poco dovremmo anche aumentare la disponibilità di tecniche diagnostiche utilizzabili presso il nostro centro. Questo per molte ragioni, una di quelle è il fatto che lavoriamo molto con gli ematologi del nostro ospedale e questo
ci ha fatto creare dei veri e propri attrezzi di software per misurare dei parametri che sono fondamentali nella loro pratica quotidiana, soprattutto nei pazienti che hanno subito o che devono subire un trapianto di cellule staminali. No, a me è fatto molto piacere che abbia spiegato questo, professore. Al di là che non volevo creare, però è vero, la gente deve sapere, perché poi se uno sa che è solo Galliero, dice guarda, invece no. Secondo me è importante molto che lo sappia, perché queste cose, perché non è poi un sì, perché lavoriamo tutti e due tantissimo, e magari uno, non sapendo che è dall'altra parte, è costretto ad aspettare giorni di più per un esame già, che è importante. È già. Solo per questo. Sì, è vero. Non c'è assolutamente, dal nostro punto di vista, credo di parlare a nome anche dei colleghi dell'ospedale Galliera, non percepiamo minimamente la concorrenza, perché c'è talmente tanto da lavorare che non c'è il rischio che uno porti via pazienti all'altro. No, assolutamente. Sì. Però è giusto che i pazienti sappiano che anche San Martino, perché San Martino abbia, poi sa, noi abbiamo sempre privilegiato l'ospedale San Martino. Ce ne avrebbero delle altre? Che domanda difficile. Il problema di questo è difficilissimo rispondere, secondo me no. È ovvio, faccio il mio mestiere, devo dire che ce ne voglio in 30, però la ragione è questa. Il numero, io sono andato via da Genova perché volevo fare la PET nel 1986. Nel 1986 la PET serviva solo per misurare il flusso coronarico e il flusso cerebrale, punto. Nel 1993 è nata l'applicazione della PET nel cancro. Nel 93, questo significa che sono 17 anni che si usa quella roba. Questo significa che ogni giorno aumentano il numero di indicazioni e quindi è sostanzialmente risibile dire questo è il fabbisogno. È necessario tarare l'offerta a quella che è una previsione in tempi ragionevoli della domanda. Ma in questo vi devo dire una cosa, il numero di esami che fa una macchina è fondamentale da questo punto di vista, perché impone un sistema come questo, impone la presenza di un team molto multidisciplinare che costa molto e che deve lavorare molto per poter essere ragionevolmente affidabile, deve avere la capacità di affrontare malattie molto diverse le une dalle altre, e questo lo fai soltanto se hai numeri molto grossi. Quindi avere due PET per farle lavorare poco sarebbe assolutamente inutile. Avere una PET ed essere strozzati dal lavoro, d'altra parte, è probabilmente ancora peggio. Ciò che noi sappiamo è che noi prevedevamo di arrivare a questi numeri, di arrivarci in un anno e mezzo, ci siamo arrivati in 4 mesi, perché la domanda ci è letteralmente esplosa nelle mani. Non potevamo farne a meno. Ecco, grazie mille professore, grazie mille. Professore, allora, è poca vita il collegio dei direttori, no? Un mese. E vi riunite? Neonati. E vi riunite ogni quanto? Adesso facciamo la prima assemblea martedì prossimo, 23. All'ospedale San Martino? Sì, nell'aula di clinica chirurgica. Quindi facciamo la prima assemblea e il primo tavolo di confronto, il direttore generale ci ha dato la sua disponibilità e quindi, come dicevo, noi riteniamo che possa essere un utile tavolo dove sicuro, possiamo confrontarci, sicuro. Parlare di cose, di interessi comuni, di problemi comuni, perché poi ognuno di queste unità hanno problemi, e la cosa che credo che sia facile anche comprendere è che sono tutte legate le une alle altre. Cioè io in realtà faccio trapianti di cellule staminali, ma ho bisogno dell'esperto del fegato, ho bisogno dell'endocrinologo, ho bisogno del medico nucleare, ho bisogno del chirurgo, ho bisogno del pneumologo, del nefrologo. Praticamente ogni attività dell'ospedale, in particolare quelle complesse come un trapianto, utilizzano tutte le risorse a disposizione. Professore, cellule staminali che adesso è il sogno di tutti, anche scusate se dico questo che non ha valore confronto a tutto quello che avete detto voi, anche per la bellezza. Dice, useranno le cellule staminali per i più belli, e le cellule staminali si prendono solo da dove? Lo dico.
Allora, le cellule staminali oggi le preleviamo dal midollo osseo. E dal cordone? Dal sangue periferico e dal cordone umbilicale. Queste sono le tre sorgenti che sono clinicamente utilizzate oggi per le cellule staminali emopoietiche, cioè quelle che producono sangue. Poi ci sono cellule staminali non emopoietiche, per esempio quelle che producono i tessuti, tendini, cartilagine, ossa, che possono essere prelevate anche da altre sedi. Per esempio i chirurghi plastici usano la liposuzione, quindi il grasso periombelicale, per produrre cellule che riescono a migliorare la velocità di guarigione di una ferita cutanea, quindi producono cute. Quindi c'è un certo livello di, noi la chiamiamo transdifferenziazione, lei prende una cellula grassa e la fa diventare una cellula cutanea. Affascinante questa. Noi stiamo aspettando da tempo per quanto riguarda il problema del trapianto di fegato, perché aspettiamo questa stretta collaborazione. Però il professore ha detto anche dal grasso, cosa mi guardi allora? No, io, ma perché ti senti in colpa, no, quindi. Ecco, le cellule staminali, è vero, se ne parla poco e la gente che non è non capisce, però solo la parola è una parola già di fiducia verso il futuro, no? Sì, diciamo che nel sangue e nell'ematologia ormai le utilizziamo da 35 anni, quindi c'è una grande esperienza, abbiamo cominciato negli anni 70 e oggi le utilizziamo in maniera corrente. È un po' più difficile utilizzare le cellule per gli scopi di rigenerazione, per esempio, è possibile utilizzare le cellule per migliorare la prognosi dei pazienti che hanno un infarto cardiaco o addirittura un infarto cerebrale? Questa è un'altra scommessa ed è quello su cui alcuni gruppi stanno lavorando e anche noi abbiamo un centro che si chiama Centro Cellule Staminali che si occupa appunto di studiare cellule staminali emopoietiche e non emopoietiche, che hanno un'ottima collaborazione nella persona del dottor Francesco Frassoni con il professor Sambucetti, no? Sì, molto, molto intensa, quotidiana, anzi oraria, e esattamente su questo, anche con la collaborazione del gruppo del professor Mancardi e di Antonio Uccelli, sulla parte neurologica. Noi serviamo in questo perché riusciamo a vedere, non dico ogni singola cellula, ma 10 cellule in una zona riusciamo a vederle perché sono perché le rendiamo radioattive. Quindi questo chiaramente nell'animale, non nel paziente ancora. Nell'animale. Fase sperimentale. Quindi sta dicendo il professor Sabucci. Parla di alcol che è meglio. Attenzione nell'animale. Non può mica iniettarle in una persona. Domani c'è una manifestazione. Lo so, però. Della quale io farò. Sarò la prima esponente, sì, senza farli soffrire. Senza minimamente. Non ci credo. C'è una. No, assolutamente. Noi lavoriamo solo sull'animale acuto, quindi sull'animale anestetizzato. Secondo dei criteri che sono validati. No, guardi, questa è una cosa molto importante che ho il piacere di dire. Ogni volta che noi facciamo un esperimento su un animale, e qui, anche se abbiamo toccato su animali grandi, ora faccio solo su ratti e topi. È necessario e obbligatorio inviare documentazione di ciò che viene fatto, di ciò che si prevede di fare al Ministero della Salute, che deve dare il suo parere in maniera assolutamente vincolante. Ma d'altra parte, come si farebbe ad iniettare, per esempio a validare una manovra che fanno i nostri colleghi ematologi, per capire come funziona e come è possibile migliorarla? È non etico farlo in una persona umana, nell'animale è decisamente meno problematico. Ciò che posso garantirle è che nel nostro caso sono animali che vengono addormentati e poi quando si risvegliano non si risvegliano più. No. Nel nostro caso non si risvegliano più. Appunto. Sì, però mi scusi. Ragazzi, proprio domani c'è la manifestazione. Problema. Invito tutti comunque, alle 2:30 si parte da caricamento proprio per fare questa manifestazione.
la quale io sono orgogliosa di partecipare. Ma è anche importante questa opinione, certo, però va detto a chi ci ascolta che il dramma della talidomide, cioè questi bambini che sono nati senza braccia, che ancora oggi, particolarmente in Germania, ma anche in Italia, abbiamo, è il frutto del fatto che la talidomide non è stata sperimentata nell'animale. Quindi se noi vogliamo dei farmaci che in qualche modo possono dare delle reazioni inaspettate, perché nessuno se l'aspettava che facessero nascere i bambini, no? Senza braccia, eppure è successo. Sa che in Germania c'è un movimento perché prendono delle pillole le madri, no? Non è così? Tu capito, ma qualsiasi farmaco per la pressione... Era un mal di testa. Esatto. No, non voglio scendere in questo campo perché... Ma è importante. Bisticciamo, vero Gianni? No, guarda Gianni è terrorizzato. Io suggerisco di cambiare argomento. Sì, perché mi dicono... no, scusa, io ho 2 cani, 4 gatti, 550 animali. Ma anche noi abbiamo... L'animale che non voglio in casa mia è l'uomo. Fate l'esperimento sull'uomo. L'animale che mi fa veramente di maschio, lei, è l'uomo. Lei sta dicendo il maschio. Tutte e due, maschio anche e femmina. Anche la femmina, tesoro. mi ha battuto le mani, guarda. Pubblicità? Ok. Il professore è dovuto andare via non perché l'ho spaventato io con l'animale, è andato via perché aveva 2 pazienti, noi lo ringraziamo molto, lo rincontreremo perché è uno studioso, è una persona che ci piace molto. Allora, professor Minuto, non facciamo analisi sui cani per la tiroide, eh? No. Però dicono che ci sono anche i cani che hanno la tiroide malata. Come no? I gatti, per esempio, soffrono di ipertiroidismo. Sì. Il morbo di Basedow. Sì. I cani anche. Noi, fra l'altro, noi abbiamo fatto diversi studi su alcuni cani. Non esperimenti. Noi abbiamo curato dei cani che avevano forme di ipoglicemia. Abbiamo contribuito alla diagnosi di questi. Abbiamo anche fatto... dei lavori con i nostri colleghi veterinari, sia di Bologna, certo, di Pisa, certo. Quindi vi hanno lavorato. Professor Minuto, il tumore alla tiroide è in aumento ed è sempre così pericolosamente mortale? Il tumore della tiroide è in aumento perché noi abbiamo affinato, come tutte le cose in medicina, la nostra sensibilità diagnostica. Non è mai, quasi mai per fortuna, pericoloso, ma soprattutto grazie anche ai nostri amici medici nucleari, di cui un grande esponente se n'è appena andato, lo possiamo curare virtualmente al 100%. Quindi il tumore della tiroide, se seguito, se valutato in fase precoce ovviamente, quindi va in una fase in cui è ancora controllabile, non porta mortalità. E quindi guaribile al 100%. Ecco, e la prevenzione come va fatta? Cioè, la come prevenzione è lì è il problema organizzativo. Teoricamente facendo un'ecografia della tiroide a tutte le persone, siccome è impensabile non solo fare un'ecografia della tiroide a tutte le persone oltre una certa età, soprattutto perché i noduli tiroidei non maligni sono frequenti al 30%, dal 30 al 50% a seconda dell'età della popolazione, questo pone dei limiti, perché se noi dovessimo fare a tutti un'ecografia della tiroide e in quel 30% in cui vediamo un nodulo rivalutarli periodicamente, magari ogni 6 mesi, non ci sarebbero ecografi né radiologi né medici né endocrinologi che potrebbero seguirli tutti. La strategia è quella di nel grande fienile trovare lo spillo del lago della persona che ha la malattia che va curata, che si può curare. Ecco, ma uno dei sintomi più importanti qual è? Non la voce, certo, vero? No, il sintomo è il ritrovare un nodulo alla tiroide o sentire,
l'uomo quando fa la barba, ecco, la donna perché si vede. Certo, certo. E quindi l'ecografia tiroidea valuta, evidenzia questo nodulo della tiroide che poi andrà seguito, analizzato, valutato in una sequenza di indagini sempre più approfondite a seconda che il sospetto venga escluso oppure confermato. Grazie. Prego. Professore. Invece la tiroidite? Invece la tiroidite... Di cui tanto parlano specialmente le giovani sì, donne. Qui ci sono due tipi di tiroidite. C'è la tiroidite subacuta, che è l'influenza della tiroide, cioè una malattia virale che prende stagionalmente come l'influenza. La tiroide si caratterizza da un grosso dolore in regione del collo, tanto che viene interpretata spesso dal medico come una faringite, e invece si risolve, io dico, nonostante i medici. Mentre la tiroidite cronica è una patologia cronica molto comune che gradualmente può evolvere nell'ipotiroidismo e quindi va seguita nel tempo. Grazie. Non l'ho fatta io la domanda, l'ha fatta il professor Ciccalupo. No, ma io ho solo... un'altra cosa. Dimmi. No, non ho capito, poi me lo dici. Dimmi. Allora, volevo dirti due cose, non una. Intanto è tornato, si parla sempre, che l'altro giorno è venuto da noi il professor Carmignani e ha detto che il tumore alla vescica è molto, molto facile sui fumatori oppure sui bevitori. Chi beve? Gianni. Ah, ecco. Cosa vuol dire bere? Ecco, mi hai subito fregato. Ho fregato sì. Mi hai fregato con l'alcol. No, il professor Carmignani ha detto una cosa molto giusta. Che ha anche nominato e l'ha detto perché in questi anni è stato sottovalutato il problema del rapporto alcol con i meccanismi di cancerogenesi, perché l'alcol è sempre stato identificato con l'alcolista. In realtà nella popolazione alcolista i problemi sono altri, e invece il rapporto alcol e cancro coinvolge pesantemente i bevitori sociali. Tant'è vero che l'AIRC, l'Organizzazione Internazionale per la Ricerca sul Cancro, quest'anno, nel novembre del 2009, ha pubblicato finalmente su Lancet Oncology il dato che il consumo di bevande alcoliche è è stato inserito nel gruppo 1 come massima potenza cancerogena per tutta una serie di organi ed è stata abolita sia la parola uso che la parola abuso. Cosa vuol dire bevitore sociale? Bevitore sociale, professore, adesso glielo spiego. No, perché sennò pensiamo tutti di essere, se uno beve un bicchiere... Allora, l'Organizzazione Mondiale della Sanità non parla più di uso e abuso, parla di alto e basso rischio, quindi un soggetto è a basso rischio di contrarre patologie, l'alcol favorisce 60 patologie differenti, e quindi si parla di basso rischio al di sotto di 7 unità alcoliche alla settimana, facciamo un esempio, 7 bicchieri di vino alla settimana, dove il rischio di cancro è leggermente superiore alla popolazione generale. Quindi si parla invece di alto rischio al di sopra delle 7 unità alcoliche alla settimana. Ovviamente l'uso di bevande alcoliche si scontra con l'assetto genetico del soggetto. Ecco. Ci sono stati identificati tutta una serie di polimorfismi e mutazioni genetiche che per esempio si potrebbero anche determinare, per esempio il professor Riccardi, noi abbiamo il professor Riccardi, un'altra eccellenza del nostro ospedale, potrebbe anche identificare, tuttavia si è ritenuto non etico andare a valutare l'assetto genetico di un soggetto per permettergli di bere o non bere, come se noi andassimo a valutare l'assetto genetico di un soggetto per vedere se può fumare o non può fumare. Scusa, ecco. Un bicchiere cosa vuol dire? Un bicchiere vuol dire 12 grammi di etanolo. Ma un bicchiere intero? Cioè? Di vino? Un bicchiere di vino sono 12 grammi di etanolo. Ma 12 grammi? E non quindi sono molti? Praticamente... Cioè 100 cc? Sono 125 ml. Un bicchiere al giorno. 125 ml. Non è un bicchiere. 125. Un bicchiere al giorno. Un bicchiere al giorno, sì, un bicchiere al giorno. Sì, lo so, quando si discute su questi argomenti, la partita è molto complessa. Perché mentre quando si parla di fumo È facile. È facile, perché tutti riconoscono nel fumo un fattore di rischio di patologia. E poi faccio contare le sigarette. E quindi anche il dottore, se il dottore in questo caso, quando vede il suo paziente fumare una sigaretta, gli dice non fumi la sigaretta, il medico di solito tende a dire al suo paziente che beve molto quando il paziente beve un bicchiere più del medico. Perché fa parte, diciamo, di un bagaglio culturale che ci portiamo dietro da millenni,
mentre il fumo è un problema che riguarda gli ultimi 200-300 anni, adesso non so bene storicamente quando abbiamo cominciato, ma abbiamo cominciato a bere parecchi millenni fa e quindi è profondamente radicato nella nostra cultura. Sì, però il fumo è il vino è considerato un alimento dagli alimentari. Allora, finalmente la Società Italiana di Arcologia, di cui sono vicepresidente nazionale, insieme ai rappresentanti della nutrizione nazionale, noi abbiamo a Genova un grande amico che è Samir Succar e con lui avevamo trovato una mediazione, l'alcol come un nutriente tossico. In realtà l'alcol non ha niente a che vedere con la nutrizione perché dà a livello sociale, quando lo usiamo a livello sociale, produce un'energia finalistica, cioè aumenta il grasso a livello addominale, quindi favorisce le problematiche cardiovascolari. Invece per quanto riguarda l'alcolista ovviamente si produce calore, quindi andiamo verso la malnutrizione ovviamente. Quindi gli stessi francesi che avevano inventato il paradosso francese, che dicevano che un bicchiere, due bicchieri di vino al giorno sfavorivano alcune malattie come quelle cardiovascolari, l'Agenzia per la ricerca sul cancro francese ha detto smettiamola di dire questa stupidaggine, perché in realtà per avere un effetto benefico del vino rosso dovremmo berne 127 litri al giorno e voi capite che ci annegheremo dentro prima di avere un effetto positivo. E cioè Gianni? Quindi il medico, come posso dire, come dicono i cardiologi americani, se il tuo paziente sta bene e si beve il suo bicchiere di vino al giorno, ovviamente se il paziente è sano, cioè il soggetto che è di fronte sano, non rompergli le scatole, però noi medici non consigliamolo. Ah, ecco, però... Questa è la conclusione. Hai capito? Perché questo minuto... No, lo dico a noi. Cosa dici? No, non ho detto niente. Non mi sono permesso di dire niente. No, è pericoloso. Però guarda, volevo darti un dato, no? Perché poi effettivamente, così, dare un dato sulle ai nostri ascoltatori, ma anche... in questi anni si sa da anni che il 50% delle malattie epatiche sono alcol correlate e che il 40% dei trapianti di fegato è alcol correlato. Quindi uno potrebbe pensare che questi trapianti di fegato e queste morti per cirrosi possano riguardare gli alcolisti. In realtà riguardano nel 70% dei casi i bevitori sociali, perché il bere sociale quando si scontra con altre patologie, come per esempio il virus dell'epatite C, il virus dell'epatite B, alterazioni metaboliche o il diabete mellito o altre condizioni, accelera notevolmente, come buttare benzina sul fuoco, accelera notevolmente la patologia di base. Allora, fammi capire, quindi se Minuto ed io stasera prendiamo un aperitivo insieme siamo bevitori sociali? Siete bevitori sociali. Se lo bevete tutti i giorni, se lo fate due volte alla settimana siete bevitori saltuari e poi c'è il bevitore occasionale. Quindi il bevitore occasionale, il bevitore saltuario, diciamo, non è a rischio. È l'assunzione di alcol quotidiana tutti i giorni. Quindi se uno si fa un bicchiere di vino a pasto... È a basso rischio. Perché un bicchiere non è 120. Due bicchieri di vino a pasto invece è ad alto rischio. Alto? Questi sono i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, non certamente quindi, dati da noi. Quindi insomma. Grazie Gianni. Dottore, no, grazie, ma scusi. Ma lei non beve un bicchiere di vino a pasto? Ma da quando conosco Gianni nemmeno una bottiglia. Veramente? Ha abolito. Tanto è vero che i produttori di vino, che i produttori di alcolici... No, beh, questa telegenova sì, perché sono sempre qua a rompere le scatole. Tanto che i produttori di alcolici, le multinazionali, se avete notato, parlano adesso dice state attenti a non bere troppo, sì. E parlano di bere bene moderatamente. Sì, dato che, aumentiamo il prezzo della bottiglia. Dato che i produttori sicuramente non vogliono, il loro scopo è quello non di promuovere la salute, ma è quello di guadagnare molto, ovviamente hanno inserito questo ingannevole messaggio che è molto pericoloso per la nostra popolazione giovanile. Certo. Ecco, perché il target poi vero dove noi dobbiamo colpire sono i ragazzi, perché mentre noi seguiamo tranquillamente i cardiologi americani che diciamo se tu bevi il tuo bicchiere di vino al giorno non ti rompo le scatole, i ragazzi no, perché bevono in modo diverso e allora col cosiddetto... Ecco, bevono in modo diverso, Gianni. Sì, bevono di più e con modalità molto più pericolose per la loro salute. Compulsivi. Sì. Pubblicità. Siamo in onda, E siamo in onda. Ma parlavamo di alcol, non parlavamo mica di no. Gianni? Sì. Allora, parlavamo dei ragazzi. I ragazzi
bevono diverso, perché non è che il ragazzo beve il bicchiere di vino, pasticcia. Ma guarda, dentro la birra ci mette una cosa, poi ci mette l'altra, pasticcia. No, fanno l'aperitivo, fanno l'aperitivo. Gli aperitivi. No, c'è la tendenza, i ragazzi hanno la tendenza ad utilizzare l'uso di alcol con il cosiddetto binge drinking, cioè bere elevate quantità di alcol in meno di 2 ore, perché c'è la cosiddetta teoria dello sballo. Tant'è vero che nella nostra popolazione la teoria dello la ricerca dello sballo. Ah, quindi più in fretta lo bevi? Certamente, lo sballo, più in fretta mandi in tilt il sistema nervoso centrale, perché al di sotto dei 16 anni quei sistemi enzimatici che sono deputati a smontare l'etanolo non funzionano, perché il fegato è immaturo. E allora abbiamo degli elevati livelli di alcolemia che vanno a colpire il sistema nervoso centrale. Tutte le volte che un ragazzo si ubriaca, diciamo genericamente che quel cervello rimane infiammato per 10 mesi. Quindi se questi episodi si ripetono più volte durante l'anno, avremo una riduzione della massa cerebrale. Ma questo messaggio che stai dando mi sembra che sia uno fra i più importanti della serata. Ma questo è anni che con l'Istituto Superiore di Sanità si cerca di, un messaggio che si cerca di passare. Quindi provo con una però tu capisci che mentre noi diamo questo messaggio, ogni 8 minuti nelle varie reti televisive o sui giornali c'è un messaggio a favore dell'uso di bevande alcoliche. Birra. Quindi questo nostro messaggio per informare i ragazzi, i genitori e la popolazione viene completamente, come posso dire, annullato dal martellamento che noi abbiamo a livello pubblicitario, a livello mediatico. È ovvio questo. Quindi una delle strategie mondiali per ridurre questi problemi è quello di ridurre il più che si può, a livello della popolazione generale, il consumo di bevande alcoliche. E poi ritornando alla cancerogenesi, che tu Franca giustamente prima hai sollevato, a parità ovviamente di grammi di etanolo, perché è chiaro che nei superalcolici è evidente che abbiamo una maggiore quantità di etanolo perché c'è una gradazione molto elevata, ma a parità di grammi, e il vino ha una maggiore quantità di acetaldeide. L'acetaldeide libera è quella che, se viene trovata negli alimenti, gli alimenti vengono ritirati dal commercio, perché una sostanza cancerogena è inserita nel gruppo 1 da decenni. Nel vino che non viene, cioè non c'è il processo della distillazione che elimina l'acetaldeide libera, c'è un'elevata quantità di acetaldeide libera. Quindi con le associazioni dei consumatori, la Società Italiana di Alcologia sta proponendo di chiedere a chi produce vino di scriverlo sulle etichette qual è la quantità di acetaldeide libera. Ora, noi onestamente non sappiamo bene tecnicamente se è possibile e se costa molto farlo, infatti abbiamo chiesto a diversi professionisti del settore di valutare se è possibile, ma se fosse possibile sarebbe utile, come d'altra parte sui pacchetti di sigarette c'è scritto il fumo fa male, sarebbe bene perlomeno mettere sull'etichetta la concentrazione di acetaldeide libera, che quello è noto, non lo dice certo testino, lo sanno ma tutti. Anche l'alcol fa maggiore schifo forse. Sull'alcol, questa è già una proposta di legge che noi abbiamo cercato di portare avanti, era stata approvata dalla Commissione della Camera, poi invece in modo bipartisan è stata in Parlamento annullata questa proposta, perché evidentemente gli interessi sono superiori a quelli della salute, in certi settori ovviamente. Grazie Gianni. Prego. Abbiamo fatto anche uno spot. Siamo un po', eh? Abbiamo fatto anche uno spot, perché quando si vede poi tutti quei fiori attaccati a, purtroppo, ai quelli. Quello è un altro problema, quello è alcol e alterazioni comportamentali, alcol e guida, alcol e lavoro, ma anche lì, vedi, certo, l'ubriaco, il nostro ubriacone, dico, non riesce nemmeno ad accendere l'automobile. Chi è che fa l'incidente nella maggior parte dei casi? Il bevitore sociale, che bevendo si sente anzi molto più in forma, dice io mi sono in grado tranquillamente di guidare, sì, è vero, perde quel metro e mezzo sulla frenata e crea il problema. Certo. Ogni anno 3.500 morti muoiono per alcol passivo. Sì, c'è sì, gente che non beve e viene eliminata perché ha bevuto 3.500 in Europa. In Europa. 3.000, e in Italia l'anno scorso 60 bambini. 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 Quindi uno beve, sì, beve, beve perché beve in modo in e mette sotto le persone. Sono dei numeri impressionanti, sono dei numeri impressionanti. Sì, ma è difficile da passare questo messaggio. E quindi bambini. Professore, noi come collegio dei direttori facciamo nostro questo messaggio, che mi sembra molto importante, che va al di fuori dell'ospedale, altro che, perché va a raggiungere persone che sono sane.
no? Sostanzialmente. Sì. Ed è per questo la collaborazione con le varie associazioni che si occupano di questi temi. E adesso da noi in reparto, che abbiamo già le associazioni dei familiari che si occupano, diciamo, di fare volontariato nel settore delle patologie alcol-correlate, avremo anche l'associazione dei trapiantati di fegato, perché se le due associazioni insieme sinergizzano sul messaggio verso la popolazione generale, faremo un passo. Mi sembra interessante, se posso fare un commento, che abbiamo cominciato col sovrappeso, dicendo che alla fine c'è un problema di stile di vita, sì, non solo di genetica. Siamo passati per delle cose molto sofisticate che l'ospedale può fare, può offrire come servizio ai cittadini, e siamo tornati di nuovo nella popolazione normale, fra i sani, fra i giovani, a parlare di nuovo di stili di vita. In realtà mi sembra che ci sia un continuo, no? Fra queste diverse... Già che parliamo di San Martino, il fatto che si è creato questo centro di malattie del fegato e di alcolologia è un passo avanti dal punto di vista culturale. Faccio un esempio. La settimana scorsa mi è arrivato un ragazzo di 42 anni, giallo, con una bilirubina 40, quindi candidato al trapianto di fegato, e poi quando ho chiesto alla mamma ma cosa avete fatto in questi anni, dice, beh sì, effettivamente il fegato cominciava a rovinarsi. Cioè beveva? Beveva, sì. Il fegato cominciava a darsi dei segni di scompenso, e però il consiglio era smetti di bere. Ovviamente smettere di bere non è così semplice, quindi il ragazzo ce lo siamo ritrovati da trapianto, dipendente ancora da alcol e dipendente da psicofarmaci, perché poi c'è la tendenza a psichiatrizzare quelli che usano. Se noi avessimo accolto questo ragazzo 10 anni prima e l'avessimo affrontato con il nuovo modo di lavorare che porta all'astensione vera, l'astensione alcolica vera, probabilmente questo ragazzo non solo non sarebbe da trapianto, ma perlomeno lo potrebbe fare. Perché sai bene che chi continua a usare bevande alcoliche non può accedere al trapianto di fegato. Adesso le faccio una preghiera. Quando voi vi riunite, ovviamente avrete le cose che devono rimanere strettamente nell'ospedale, però se ci venite a dire qualcosa, non so, quando... Sarà un grande piacere. Anche per noi. Un grande piacere. Ecco, perché così la gente riesce a essere presente anche se non devo adesso per esempio c'è tutta questa cosa sul centro tumori, ne facciamo uno grande a San Martino, poi ieri abbiamo letto che forse ne facciamo anche due, che ne facciamo uno anche forse a Galliera, allora ma i giornalisti abbondano sempre quando devono scrivere. No, l'ha detto il ministro. Ministro! Veramente? E quindi io credo che tutti sono interessati a sapere cosa succede e quello che possiamo dirvi lo vedo, diciamo. Grazie, un grande... professore. Noi abbiamo terminato questa trasmissione, ringraziamo naturalmente il professor Bevilacqua e il professor Minuto, il professor Testino, lo dico per ultimo, ma no, perché siamo amici da tanto. No, dottore, no, dottore, presidente di dottore, dottore. E vi diamo appuntamento naturalmente con tutte le notizie che potranno interessarvi. Io vi ricordo che domani alle 2:30 c'è il corteo che parte da Caricamento, ci sono anch'io, tutti. Un minuto come guarda. No, è giusto, certo. Proteggere gli animali è giusto. Sì. Siamo amanti degli animali anche noi, ma non vogliamo mica fare la figura di quelli che... Assolutamente no. Saluto i miei sponsor che sono con noi da tantissimo tempo. Pensate che Piero Milfo mi ha telefonato oggi e mi ha detto ieri mattina alle 6:30 mi stavo svegliando, visto te che dicevi Pietro dove sei? Speriamo che ci guarda anche stanotte. Piero, vienci a trovare. Salutiamo Milfa, salutiamo la Boero Colori, perché fa con noi tutte le trasmissioni culturali, dove inviteremo anche la signora. Restauro bellissimo, restauro d'arte. Salutiamo la Silvia Fiori per la bellissima composizione dei fiori, come sempre. La pasticceria Valle, che in via Caprera, che fa i cioccolatini che non ingrassano. Sono solo buonissimi, non c'è alcol dentro, non ingrassano, meglio di così, tutti da Valle. Non è così, già? Tutti da Valle. Salutiamo Paolin per la focaccia che dà ai nostri ospiti. La focaccia potete mangiare? È fuori? Si può mangiare? Si può? Non è la focaccia, Paolin si arrabbia. La focaccia, la Liguria chiude. Salutiamo i fratelli Frilli per il libro che danno ai nostri ospiti. Saluto la Silvia di Vaniere, Paolo Bossi, ciao Paolo, fatti vedere anche tu perché Sestri non è di... so che hai avuto tantissimi guai purtroppo con la pioggia, ma la regione, se non hai avuto 20.000 non ti dà un fico secco, così lo sai. Salutiamo, è vero?
è così, purtroppo è così. Salutiamo Mozart per le pettinature di Franca e noi vi diamo appuntamento la prossima settimana con un altro Genova allo specchio importantissimo. Si parlerà del trasferimento del tutti i punti di riferimento per coloro che abitano a Lagaccio, punti di riferimento della salute, ahimè ci saranno qua tutti con delle proteste che noi siamo fatti per questo, per ascoltare. Io ringrazio i miei ragazzi perché senza di loro non potremmo andare in onda, stiamo passando un momento molto difficile, ma non siamo ancora morti, siamo ancora vivi, respiriamo, Gianni prima mi ha sentito il polso, ha detto che va bene, non siamo ancora morti, perciò ringrazio i miei ragazzi che lavorano nonostante questo brutto momento, e alla telecamera 1 Fabio Brengio, alla telecamera 2 Robertino Mulas, in regia abbiamo Luca Faravelli e Franco Napolitano, poi abbiamo tutti gli altri al montaggio, i giornalisti, siamo tutti per voi, siamo tutti con voi, buonasera a tutti.